Cari amiche e cari amici, ben ritrovate e ben ritrovate. Mi sono mancato? Ma io penso di no. Comunque, eccomi qua dopo un paio di settimane di riposo assoluto per quanto riguarda il settore fumetti, per il vostro umile cronista, insomma, diciamo per me, per il vecchio Joe. Ho avuto qualche vicissitudine personale, però insomma, niente di che. E comunque avevo poco tempo da dedicare ai fumetti. Però adesso cercherò insomma di mostrarvi qualcosina che è entrata, diciamo, in mio possesso la maggior parte oggi, o comunque nel mese di ottobre, a partire ovviamente dal primo fumetto che è uscito nel mese di ottobre, tra quelli che io acquisto, e cioè il Diabolik inedito, che subito vi mostro. Inedito, praticamente il numero 10. Sapete che Diabolik ha la numerazione annuale da 1 a 12, tutti gli anni riparte, dell'anno 62esimo, anno 62esimo, numero 10, quindi di ottobre. Prezzo di copertina 3 euro, la bella cover di Buffagni come sempre, la costina e la quarta di copertina con Dario, uno dei coprotagonisti di questa storia. Il titolo è Un giorno per morire, un giorno per morire, un giorno per morire che all'interno, cioè albo che non si conclude con questa. Cioè, contiene una storia che non si conclude all'interno di quest'album, ma che prosegue nel prossimo album, quello di novembre, il cui titolo sarà Dopo un giorno per morire, l'ultimo giorno. Quindi dobbiamo aspettare anche novembre per sapere come finirà questa storia. Un giorno per morire è l'ultimo giorno. Vediamo un po' i crediti. Vabbè, tanto per cominciare, vediamo in seconda di copertina l'interessante a mio modo di vedere, locandina del prossimo film di Diabolik chi sei, in uscita dal 26 ottobre. Diabolik chi sei, sapete, è quella famosa storia in cui Cinco è il nostro, diciamo, eroe negativo, per dirlo in qualche modo. Si ritrovano prigionieri pensando di dover morire. Praticamente Diabolik racconta a Cinco, spiega a Cinco quali sono le sue origini, per quello che lui ne sa. E quindi Diabolik chi sei, da lì poi è nata tutta una serie di storie successive sul grande Diabolik. Insomma, tutti gli appassionati di questo meraviglioso fumetto conoscono, diciamo, sanno di che cosa sto parlando. Quindi questo film Diabolik chi sei, secondo me, io, le aspettative per quanto mi riguarda sono alte. Speriamo che vengano mantenute, perché secondo me è una delle più belle storie, se non la più bella, secondo me, di Diabolik. Quindi dal 26 ottobre al cinema potremo vedere che cosa hanno realizzato gli autori, ecco. Registi, sceneggiatori, attori e quant'altro. Per quanto riguarda questo album di ottobre, abbiamo soggetto di Lotti, Mainardi e Pasini, sceneggiatura di Lotti e Mainardi, matite di Giordano, china di Brandi, retine di Vasco, lettere di Bon e la copertina, come detto, del mitico Buffagni. Ecco qua, vi mostro ancora il tutto. La storia. Troviamo praticamente un Diabolik leggermente, perché poi uso la cava sempre alla fine, in difficoltà, perché viene anticipato da una banda di criminali che ruba un gioiello a cui lui era interessato, il cosiddetto cuore di rubino. Ma non solo, e poi successivamente gli stessi criminali vengono arrestati da Ginko, per cui Diabolik non può neanche interrogarli per scoprire dove sia finito il rubino. Ma immagino che tutti voi sappiate che alla fine lui insomma, troverà sempre il bandolo della matassa. Però per sapere, per conoscere la conclusione, dobbiamo aspettare il prossimo numero, quello, dicevo, di novembre, il cui titolo sarà, ribadisco, L'ultimo giorno. E niente, vi faccio vedere alcune tavole, cominciando dall'inizio. Ecco qua, questo disegnatore, che adesso scusate perché mi dimentico, questo disegnatore
Giordano in collaborazione con Leghina di Brandi, ma è interessante, molto bravo, guardate qui, ecco qua, i classici disegni di Diabolik, però bisogna essere capaci di realizzarli, non è da tutti, e questo qui, vedete, questi due in combinata mani tecchine, ci riescono abbastanza bene, secondo me, mi sono piaciuti, rispondeva al fuoco, bang bang. Qui vedete qui alcune scene che potete ammirare. Io vi mostro qualcosina sempre, magari voi così vi fate un'idea su quello che vi aspetta acquistando l'albo che io vi mostro. Ecco qua. Interessante, sapete, Diabolik, non si smentisce mai, Diabolik è come Terex. Non delude mai. Vi mostro ancora alcune scene. E basta, e poi dopodiché non posso spoilerare l'intero albo, vi mostro solo la copertina del già nominato albo successivo, L'ultimo giorno, abbastanza, diciamo, sulla falsariga di questa, perché vedete qui che abbiamo Diabolik, metà faccia diabolica all'interno del cuore di Rubino Rosso. E qui prosegue su questa falsariga, anche se diciamo non si vede perché è in bianco e nero, non è a colori. Comunque, aspetteremo il prossimo mese. Nel frattempo, mettiamo via l'albetto di Diabolik e vediamo l'uscita importante, quella più importante. No, in realtà sono due quelle più importanti per me ogni mese: Tex e Tex Willer. Questa è la volta di Tex. La tigre colpisce ancora. Ecco qua, siamo arrivati al numero 756. Vedete qui la costina e la quarta di copertina con l'anticipazione del prossimo Maxi Tex, che è ovviamente sempre in omaggio al 75esimo anno di Tex, ha la copertina che si rifà a una vecchia copertina di Tex, ecco, come tutti voi potete vedere. Ieri, a proposito di Tex, sono fatto un giro alla Rinascente a Milano, dove c'è praticamente un piano, il numero uno, in cui vedete tutto, anche la parte, diciamo, esterna è tappezzata con tutti i manifesti, con tutte le copertine di Tex Willer, Tex, numero 100, numero 500, insomma, è qua numero 200, gigantesco, mi sono fatto pure qualche foto. Poi all'interno, almeno uno, c'è questo angolo della Rinascente dedicato praticamente a Tex. Devo dire che non è che mi ha fatto impazzire, anche perché poi ci sono dei prezzi veramente da Rinascente, ecco. Io mi sono fermato un attimo al bar a bere un caffè, al tavolo, un caffè 2,50, cioè manco fossimo stati, un bicchiere d'acqua 2 euro, guardate, vergognoso. Comunque, dice, potevi non prendere, vabbè, ma uno, io mi trovavo, avevo voglia di bere un caffè, cioè, no, mi sono sembrate, insomma, delle cose un po' assurde. Le t-shirt di Tex, che io sinceramente a 66 anni non indosserei mai, insomma, perché non vado a comprare la t-shirt di Tex e vado in giro con la t-shirt di Tex, abbiate pazienza. Magari la posso prendere come collezione, mettere, usarla come pigiama, non lo so. Comunque, a parte questo, diciamo, una semplice t-shirt in cotone, non so se in cotone perché non ho guardato, però diciamo in cotone, con qualche immagine di Tex, 49,90, 50 euro, ma la gente lavora, ragazzi. Non parlare di tante altre ammenicoli che c'erano, a parte qualche volume, insomma. Ah, ho visto anche che c'era il clamoroso, a quanto pare, spettacolare, cartonato di Tex in bianco e nero, beh, del numero 7, cosa, il numero 705, quello che è uscito a colori, insomma, diciamo, a me, io, guardate, io non, ma comunque, se vi interessa, potete fiondarvi a finanziare il Rinascente e Sergio Bonelli con questi acquisti, insomma, fate voi. Per quanto riguarda invece l'uscita, secondo me, quella che a me interessa, quella del mensile di Tex, la tigre colpisce ancora, eccola qua. Ragazzi, siamo di nuovo di fronte, siamo ancora una volta di fronte a un ritorno ovviamente della tigre nera, insomma, questa storia che è iniziata questo mese e che credo che durerà parecchi mesi, a quanto
a quanto ho capito, perché non sapete, io non è che vado lì, però ultimamente poi sto seguendo veramente poco, quindi cioè, non lo so, se mi sembra di aver sentito il mio amico Edoardo Azzori, che durerà diversi mesi, però non so esattamente. Che vi posso dire? Partiamo, diciamo, con dopo la copertina del maestro, questo non si può negare, maestro Claudio Villa. Partiamo con la seconda di copertina, con soggetto e sceneggiatura di Mauro Boselli, i disegni di Andrea Venturi, molto bravo, devo dire, la copertina di Claudio Villa e lettere di Luca Corda. Qui in seconda di copertina della pubblicità del cartone alla francese che già vi ho fatto vedere nel mio ultimo video. E poi si comincia dopo la rubrica di Graziano Frediani, che devo dire ancora non ho letto. Si inizia subito col fumetto latino, colpisce ancora. Che cosa vi posso dire? Ovviamente bisognerà aspettare l'epilogo di questa vicenda che durerà, ripeto, diversi mesi. Io quello che quello che avrei da dire è che io non sono per questi continui ritorni, sempre degli stessi nemici, continuamente. Ma in particolare, cioè, questo tizio qua, questo come caspita si chiamava questo qua? Ah, Suman Khan, questa famosa tigre nera, questo nuovo personaggio che indossava sta maschera, quindi era la tigre nera, insomma. Questo Suman Khan, nell'ultima circostanza, era stato apparentemente ucciso da Tom Devlin, il poliziotto, no? Aveva sparato, aveva colpito un braccio, era precipitato da un'altezza elevatissima, tra l'altro urtando su diverse rocce e poi piombando a faccia avanti su un lastrone di pietra. Cioè, io nel 2012 sono caduto dal pino mentre colopotavo, sono caduto di sedere, e mi sono fratturato 3 metri. 3 metri e mezzo, non di più. Mi sono fratturato una vertebra, ho rischiato di restare sulla sedia perché per poco non mi usciva il midollo. Questo qui praticamente invece precipita da questa, cioè in questa maniera, diciamo, cioè non solo già col gli avevano sparato, avevano colpito il braccio, non solo già colpito il braccio, ma precipita, rimbalza su varie rocce e poi va a sbattere, affaccia in avanti su un lastrone sulla zona di roccia. Questo tizio qua invece non solo non muore, ma addirittura non ha neanche una frattura, neanche, diciamo, se è fratturato un dito, nulla, cioè che se io scivolo in casa mi rompo una gamba, cioè guarda, è un qualcosa che proprio a me, cioè, piuttosto, cioè, a tutti i costi devono far ritornare in vita questi benedetti personaggi, questi nemici, che proprio ce l'hanno proprio, cioè proprio ce l'hanno i gabbasisi, come direbbe Montalbano, ce li avete proprio triturati questi gabbasisi con questi personaggi. Comunque, staremo a vedere il seguito dell'evoluzione di questa storia. Ricominciamo con questa benedetta tigre nera. Vi faccio vedere qui subito la partenza, la tigre colpisce ancora, eccolo qua. Cioè, le tavole sono chiaramente molto belle di Venturi, perché è veramente bravo. Per questo non c'è nulla da dire. Ecco qua, vedete queste belle tavole. Qui siamo praticamente nel momento in cui, cioè, la vecchia storia, dopo quello che sembrava essere stato, diciamo, l'epilogo, e che invece epilogo non è stato. Questo qui è praticamente più immortale di Superman, francamente. Eccolo qua, ben vivo e vegeto, vabbè, ci sta, ci sta. Mentre Lilith non resuscita, si fa resuscitare, praticamente rivivere la tigre nera, insomma, mentre personaggi positivi come la bella Lilith, ma anche negativi, ricordo, diciamo, qualche personaggio femminile molto interessante, ma che è stato eliminato, è stato fatto più tornare. C'è stato eliminato definitivamente perché evidentemente c'è un'idiosincrasia contro il sesso femminile. Io questo non lo capisco, è una battaglia persa, l'ho ripetuta diverse volte, per non parlare della storia di Zagor e Jane, non ne voglio più parlare, però
Tant'è che per fortuna a livello femminile qui abbiamo qualcosina di interessante se mi può attirare, ma non credo perché cioè, a quanto pare non è un cioè, il pubblico, diciamo, i lettori sembra che non gradiscono tanto il sesso femminile. Io devo avere qualche difetto di nascita, quanto credo. Cioè. Un piccolo difettuccio, che modo fa. Comunque, la tigre colpisce ancora, eccolo qua. La prossima copertina, sempre bellissima, di Clairoville, ovviamente. Fuga sull'oceano, qui titolo Fuga sull'oceano, numero 757, in edicola dal 7 novembre. Eccola qua. Aggiungiamo questo nuovo albo alla collezione di Tex. Ma mi veniva in mente una cosa, una stupidaggine, sicuramente una stupidaggine, ma invece di riproporre sempre le stesse storie, tritte, tipo Classic Tex, che poi veramente c'è veramente qualcosa di, cioè, non riesco a definirlo, perché non è altro che la ristampa ennesima della collezione storica a colori, cioè le stesse pellicole, insomma, sono state ristampate in piccolo su carta dozzinale da edicola, insomma. Boh, non lo so, non si capisce. Vabbè, certo, perché così non devono, non, i costi di produzione sono più bassi. Però io non capisco. Ma qualcosa di nuovo ci avete provato con Tex Winter, una bella serie, se non riuscite. Poi avevate centrato al top l'obiettivo con Zagor, Origini, che secondo me, è la miglior serie Bonelli che ho letto negli ultimi anni. Zagor, le Origini, era bellissima, 64, a partire dal formato molto alto, 64 pagine, quindi facilmente fruibili, a colori, con tavole all'americana e con storie, diciamo, tipo all'americana, con Zagor che era veramente un supereroe. L'unico vero supereroe italiano non si è potuta continuare. Perché? Io lo so perché, però non lo voglio dire, perché poi mi lanciate gli strali, di solito affissionato a un determinato personaggio che non voglio neanche nominare. Comunque, qua siamo. E il futuro dirà se queste scelte avranno successo o meno, per quanto riguarda le vendite, o comunque l'interesse dei lettori, soprattutto quelli più giovani. Io non credo, però fate voi. Qui dicevo, per quanto riguarda Tex, per esempio, una stupidaggine. Anni fa la Marvel ripropose, diversi anni fa, non adesso. Io sapete che seguivo Spider-Man, alias l'Uomo Ragno, ripropose alcune storie dell'Uomo Ragno fin dal primo numero, però sceneggiate e disegnate da sceneggiatori e disegnatori moderni, cioè. Primo numero rifatto per esempio da non da Stan Lee, ma che ne so, da un altro da Jerry Cowan, per modo di dire, perché quello era proprio da evitare come la peste, ma dico così per dire. Ma in realtà era adesso mi sfugge il nome, famosissimo, ragazzi, ce l'ho qua. Chi erano? Ah, di John Byrne, erano state queste prime storie, erano state praticamente, ricordo la prima, era stata risceneggiata e ridisegnata, credo, da John Byrne, posso pure sbagliarmi, attenzione, posso pure, però sapete, vado a memoria. Quindi praticamente hanno rifatto tutte le vecchie storie in chiave moderna, non ristampate, erano bellissime perché erano ridisegnate da grandi artisti, sceneggiate molto in chiave moderna, attuale. Beh, perché non fare una cosa del genere, per esempio, con Tex? Si potrebbe ripartire. Nuove sceneggiature, stringare, per esempio, la mano rossa, formato da 64 pagine, come, a colori, ovviamente, come per esempio, tipo formato Zagor le origini. Stringare, non, cioè, dice, ma come se, vabbè, io non sono pagato per fare lo scrittore, lo sceneggiatore, ci dovete pensare voi. È disegnato da grandi artisti moderni. Secondo me sarebbe una figata, però vabbè, su questo sono sicuro che non sarà mai fatto, ma ci ritroveremo l'ennesima ristampa tra qualche anno di Tex con la copertina diversa, insomma, è quella meno. Comunque,
Andiamo avanti. Io mi diverto un po' a parlare di questo. La mia è soltanto, sono soltanto diciamo, considerazioni divertenti, niente di niente, non polemiche. Cioè, mi piace ridere, scherzare, ecco, nonostante tutto. E qui vediamo invece una serie di acquisti da fumetteria. Partiamo subito con una chicca. Guardate, io tutto quello che vi mostrerò lo sto aprendo adesso, unboxing al video, quindi non l'ho ancora letto, però so bene o male di che cosa si tratta. Questo qua è un qualcosa di spettacolare. Conoscete Claudio Castellini, voi immagino che conosciate, che qualcuno di voi conosca Claudio Castellini, voglio sperare, grande disegnatore italiano, nato a Nevere, per esempio, che poi giustamente andò a lavorare all'estero, alla Marvel, insomma, dove ha potuto, diciamo, esprimere al massimo il suo potenziale di grandissimo artista, di livello non italiano, ma mondiale, perché Castellini è un grandissimo. E viene pubblicata adesso in questa versione in tricromia, cioè tre colori, bianco, nero e blu. Adesso vi mostrerò, diciamo, le tavole che sono impressionanti. Diciamo, questa storia di Silver Surfer, il buio oltre le stelle, di Ron Mars e Claudio Castellini per l'appunto. Ecco qua in tutto il suo splendore questo volume, l'Agostino e la quarta di copertina. Signore, ci sono due dediche all'interno, Ron Mars che dedica il volume alla memoria del padre Robert Mars e Claudio Castellini che dedica il volume alla memoria del padre Nino Castellini, e ci sta tutto. Poi abbiamo l'introduzione scritta di testuale di Giuseppe Guidi e poi successivamente di Ron Mars, e si parte subito. Io, ragazzi, io non lo so, ditemi voi se io sono un pazzo quando dico che i disegnatori sono capaci di grandi lavori se gliene viene data la possibilità. Guardate qua Castellini. Purtroppo c'è questo problema, forse un po' della luce, non so se riuscite a vedere, ecco qua. È veramente spettacolare. Questo qua potete vedere, qui si vede la tricromia, perché abbiamo, ma più che tricromia, perché è bianco, nero, toni di grigio e un po' sul blu, ecco qua. Guardate che spettacolo. Claudio Castellini, signore Claudio Castellini, mica va. Facciamo perdere. Cioè, ecco qua, io non so come si fa a non rendersi conto che questo qui è uno dei più grandi disegnatori a livello mondiale, questo Claudio Castellini. Guardate qui, ma guardate qui che spettacolo. Mi allontano perché a quanto sembra c'è questo problema della luce. Io non niente, non. Non dico nulla, fate voi. Vi devo dire? Non lo sfoglio, non vi posso fare, non vi faccio vedere tutto. Se vi interessa, ve lo andate a comprare. Qualcosina ve la mostro ancora. Tutte tavole così. Ogni tavola è un capolavoro. Cioè, Claudio ha iniziato, disegnava anche le cover, alcune storie di Nathan Never, era spettacolare, poi dopo invece è passato la Marvel, insomma, i supereroi, dove esprime il massimo del suo talento, secondo me. Guardate, anche se non lo leggete, se non vi va di leggerlo, solo a sfogliare le tavole. È impressionante. Io
Niente, senza a tu per tu con Claudio Castellini, poi a cura di Peter Gendrick, cioè poi c'è alla fine Rubio, e alla fine possiamo vedere qualcosa di incredibile, cioè la preparazione, diciamo, di Castellini per quanto riguarda poi i personaggi all'interno delle storie. Ma preparazione, che dice, ma è un qualcosa di. Come dire, una preparazione, ma sarà pure preparazione, ma sembra quasi un disegno definitivo. Cioè, Claudio è un maestro incredibile. Le cose che ho visto all'interno di questo, cioè, no, ragazzi, non, per favore, acquistate questo volume. Non, cioè, io non ci guadagno nulla, però non potete, Claudio Castellini. Un artista mondiale, ma dico mondiale, non c'è nulla da fare. Guardate qua, tutto. Cioè, vedete, guardate voi. Religioso silenzio. Per finire abbiamo anche delle tavole a tutta pagina, sempre in tricromia grigio, bianco e nero e blu. Di grande formato, ovviamente, che rende il lavoro, cioè la visione di queste, cioè, è qualcosa di spettacolare. Quindi, se vi può interessare edizione definitiva di un capolavoro, perché è stato in qualche modo rimasterizzato, insomma, rimesso a nuovo, perché è rimasterizzato quel modo di dire, perché non si tratta di un film, però è stato rifatto tutto a nuovo, rilavorato tutto a nuovo, l'edizione definitiva di un capolavoro della fantascienza a fumetti. Il buio oltre le stelle contiene alcune delle tavole più belle a cui sia mai stato associato il mio nome, Ron Mars. Ma che lo dico io? Castellini è un mito per quanto mi riguarda. Quindi mettiamo via Silver Surfer, il buio oltre le stelle, che vi invito assolutamente ad acquistare perché non può mancare nella vostra collezione di veri appassionati di fumetti, cioè di fumetti in generale, non solo personaggi. Cioè. Comunque andiamo avanti, restando in tema Silver Surfer, che cosa non poteva mancare? Ma qualcosa di veramente come minimo interessante. Di questi volumi ne ho diversi, adesso è arrivato anche questo. Anche questo, ne ho un bel po' di questi volumi in questo formato gigante, diciamo, che rende unboxing, ancora non ho letto. Ecco qua, abbiamo, guardate qui che spettacolo, ragazzi, che meraviglia, Fantastici 4, l'arrivo di Galactus, eccolo qua, Fantastici 4, l'arrivo di Galactus, eccolo qua. Anche in questa circostanza potete vedere che quella che vedete fuori è una sovraccoperta, che mentre all'interno, guardate, ma voi guardate la fattura veramente spettacolare di questi volumi, ragazzi. Uno spettacolo, guardate qui, la cosa, la quarta di copertina. Ma come si fa? Come si fa, ragazzi? L'arrivo di Galactus. Abbiamo qui, a partire dal 63, con i disegni del mitico Storia di Stan Lee e Jack Kirby, John Buscema, successivamente anche John Byrne, insomma, ragazzi, quindi tre grandi del fumetto, Kirby, Buscema e Byrne, che volete che vi dica? No, anche questo è un volume, oserei dire, imperdibile. Ma vediamo un attimo qui questo qua è la
La sala coperta, che in realtà poi è un poster, come tutti voi ben sapete, tutte le volte ve lo mostro, guardate qui, è veramente qualcosa di meraviglioso, ecco, guardate qui, perché poi dietro qua, vedete, c'è questo poster, faccio fatica a farvelo vedere perché non voglio, comunque avete capito di che cosa si tratta, sono diciamo dei volumi veramente di grandissima fattura, volume di grandissima fattura. Abbiate pazienza, ho avuto la camicia aperta, scusate, e quindi perché non ho un bello spettacolo, e quindi vedete qui l'arrivo di Galactus. Rimettiamo la copertina e adesso vi mostro alcune tavole all'interno. Alcune tavole all'interno, a partire dal frontespizio. Ecco qua. Io purtroppo non so perché, magari mettendomi così, non so, vediamo. No, non c'è niente. Quando metto su il volume, la luce, boh, io non ci capisco niente. Ho cambiato pure il telefono, ma non c'è niente da fare. Introduzione, vabbè, qui partiamo subito con l'arrivo di Galactus, diciamo, una delle prime storie in cui appare Galactus, dal numero 48 di Fantastic Four, in cui potete vedere, disegnato ovviamente dal mitico, scritto da Stan Lee, disegnato dal mitico Jack Kirby, di cui potete vedere la bellissima cover del tempo che fu, spettacolare, avete visto anche l'osservatore. Niente, ecco qua. Vedete i disegni di Jack Kirby, è l'unico vero re, The King. Guardate qui questa bellissima tavola di Kirby. Anche qui, religioso silenzio. Andiamo avanti, vi mostro qualcosa di diverso, perché qui sono diversi disegnatori, e vi mostrerò quell'altro grande disegnatore che poi disegnò. In realtà disegnò proprio le storie di Silver Surfer nella serie, diciamo, dedicata proprio a Silver Surfer. Abbiamo il numero 120 di Fantastic Four disegnato dal mitico John Buscema. Ecco qua, la cover. Ecco questa. E successivamente le tavole di John Buscema. Oggi vi sto mostrando, diciamo, la storia del fumetto mondiale, insomma, disegnatori, incredibili disegnatori, guardate. Però devo andare veloce perché ho altra roba da farvi vedere, insomma, non ho proprio. Non c'è tempo, insomma, ecco. Qui abbiamo invece. Iniziano le storie disegnate da John Byrne, un altro grande che ha portato un po' di evoluzione, un po' differente. Ecco qua, vedete, questo è il numero 242 dei Fantastic Four, cioè i Fantastici 4, è disegnato da John Byrne. Quindi ragazzi, questo è un altro volume che vi consiglio, molto interessante, fra l'altro un volume del genere, insomma, di ottima fattura, vabbè, 33 euro, però visto altri prezzi in giro di volumi in bianco e nero, cioè, va bene. Mettiamo via, questo di grande formato. Qui qualcosa di veramente ci tenevo a questo volume, perché era uno dei pochi, sapete che io ho praticamente preso quasi tutti i numeri uno degli omnibus della Marvel, ce li ho quasi tutti, numero uno intendo. Io ho proseguito tutti, no, alcuni sì, altri no. Questo mi mancava e ovviamente non potevo farlo mancare. Siamo arrivati. È arrivato finalmente il turno di Warlock. Eccolo qua, Warlock. Molti di voi sicuramente non sanno nemmeno chi è. Comunque, se vi può interessare, vi ricordo che il personaggio è stato presentato anche nell'ultimo film, I Guardiani del Guardiani della Galassia, il terzo episodio.
E quindi, ma io lo conoscevo già dal primo numero con i disegni di Jill Kane, che era stato proposto a suo tempo dall'editoriale Corno, nella collana, in quella collana particolare in cui c'erano anche i difensori, c'era Conan, eccetera, eccetera, gli albi dei supereroi, insomma, ne avevo preso. Fra questi c'era anche Warlock, vi ho mostrato la copertina. Qui si parte da. Qui ovviamente diciamo, tutta la cronologia dal primo numero del 1972 fino a quando? Fino a un anno del 1976. Ecco, tutta una serie di. Eccolo qua, qui vedete gli spettacolari disegni di Jill Kane, eccolo qua. Jill Kane, grandissimo disegnatore, disegna anche la storia della morte di Questese, indimenticabile, capolavoro. Insomma. Qui abbiamo a che fare con l'alto evoluzionario, che anche in questo caso troverete nell'ultimo film dei Guardiani della Galassia. Io sono personaggi che conoscevo, ovviamente i neofiti no, l'avranno conosciuto solo al cinema. E Warlock è questo personaggio particolare con dei grandi poteri, quasi poteri da poteri molto, molto, molto grandi, che sono stati a quanto pare elargiti, diciamo in qualche maniera, procurati dall'arte evoluzionaria. Ecco qua, vedete? Contro il quale poi lui si rivolterà, come succede nel film. Qui poi abbiamo non solo Jill Kane, ma altri disegnatori. Man mano, qui, sì, questo è sempre Jill Kane, no, non si può non riconoscere. Il tratto di Jill Kane è veramente incredibile, non si può non riconoscere, come dicevo. Ma qui abbiamo anche altri disegnatori. In questo caso abbiamo El Trimp, che disegnava Hulk, e infatti la storia è tratta da un albo dell'incredibile Hulk, in cui evidentemente c'era Warlock, perché si è stato introdotto questo. E niente, ragazzi, non posso molto, cioè non posso andare molto, non posso farvi vedere di tutto, perché altrimenti non mi basta il tempo. Ho da farvi vedere altra roba e c'è molto tempo. Sono andato già molto avanti, non so quanto tempo sta passando, un bel po', 37 minuti già passati, insomma. Qui vedete questa storia scritta da G. Sterling, anche disegnata in parte da lui, con rifiniture e colori di Steve Leona. Ecco qua. Ecco qua. Qui comunque, ragazzi, Warlock era uno dei volumi riguardante il supereroe di domani, in questo caso con disegni, disegnati con, scritto da Roy Thomas, con disegni di Jill Kane e G. Sterling, e per cui è tornato sulla Marvel più straordinaria di tutti i tempi, Warlock. Effettivamente è straordinario, perché ha dei superpoteri quasi divini. E quindi, guardate il film Guardiani della Galassia, l'ultimo, capirete chi è Warlock, l'alto evoluzionario, insomma, ne capirete qualcosa in più, anche se nel fumetto è un po' diverso. Mettiamo via Warlock. È dura, eh? Dopo qualche settimana, non ero più abituato a fare video. Qui vediamo invece quest'altro volume. Questo potrebbe anche interessare il mio amico Frank, che non c'era una volta il classico, perché abbiamo a che fare con storie del tempo che fu. Sto parlando delle grandi storie del fantastico di Lee, Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko. Ecco qua, sempre editoriale Panini Comics, la Panini è spettacolare. Qui sono tutte storie del fantastico tratte da varie pubblicazione. La maggior parte sono Tales to Astonish, sì, la maggior parte sono tratte da Tales to Astonish, che era una serie che usciva con un contenitore di storie varie all'interno, con questi grandi disegnatori. In questo caso abbiamo disegni di Jack Kirby e Steve Ditko. Si parte subito con questa storia, per esempio, di Kirby, disegnata da Kirby, scritta da Stan Lee.
abbiamo trovato la nona meraviglia del mondo. Erano storie, potrebbero sembrare adesso un po' ingenue, ma meravigliose, bellissime. Io me le ricordo perché la Corno le pubblicava così saltuariamente all'interno di qualche album, così all'inizio, poi dopo no. Però la mummia, quando la mummia cammina, ecco qua, vedete? Adesso queste storie non le potrete più leggere, non mi fanno più sognare i fumetti di adesso, ma non c'è più posto per il sogno, per l'immaginazione. Tutto viene fatto in maniera che deve essere tutto preciso, realistico, ma no, ma l'uomo di ferro, su queste pagine sbalorditive conoscete l'uomo di ferro, qui abbiamo a che fare con i disegni di Steve Ditko, grandissimo anche lui, Steve, con questo stile del tutto particolare, che però aveva un suo grande perché. Vedi le mie storie di Spider-Man, l'uomo ragno. Qui non è Steve Ditko, io credo di riconoscere il disegnatore, per me è Don Heck, però non. A me sembra Don Heck, e credo di non sbagliarmi, anche se qui non vedo i crediti, però mi sembrerebbe Don Heck, così a occhio e croce questo qua. Che era un disegnatore che io non è che per il quale io non impazzivo, però scrisse il primo, cioè disegnò il primo numero di Iron Man, insomma. E qui continua a vedere Steve Ditko. Comunque, ragazzi, questa è la grande storia del fantastico Jack Kirby e Steve Ditko. Mettiamolo via, e qui cosa abbiamo invece? Qui unboxing. Dopo le grandi storie del fantastico non potevano mancare le grandi storie della fantascienza. Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, Bill Everett, Carmine Infantino e Jill Kane e molti altri, perché questi erano quelli più, io ho nominato quelli più famosi. Apriamo qua. Ecco qua. Apriamo qua, tutto qua, via, la cartaccia. Ecco qua questa bellissima cover. E qui abbiamo tutte storie pubblicate, mentre quelle Tales to Astonish, queste The Strange Tales, racconti strani, insomma. E qui sono tutta una serie di racconti, sto prendendo a caso, uno straniero sulla Terra, ecco, storie di fantascienza del secolo scorso, bellissime, bellissime. Cioè, veramente spettacolari, che ci facevano sognare, ribadisco, ci facevano sognare, ci facevano sognare. Un po' ingenuo, lo ribadisco, se rilette oggi, ma Il popolo della notte, sono letture meravigliose, ragazzi, letture meravigliose. Io purtroppo ho poco tempo, però quando andrò in pensione avrò tutto il tempo del mondo, mi metterò lì tranquillo, sulla mia sedia a dondolo. Le mattine, la mia bella colazione, dal 1 febbraio di pensione, la mia bella colazione, se Dio vuole, perché tutti noi siamo nelle mani di Dio. La mia bella colazione, un cappuccino, ma preferisco farlo a casa con i costi che ci sono fuori, latte e caffè, biscotti al latte che si usano in Sicilia, dal fornaio, piuttosto a Cefalù si trovano anche dal fornaio, biscotti al latte. Proprio per il latte, sono buonissimi, è l'ideale. Una buona colazione, dopodiché una passeggiatina, un po' di spesa e poi prima del pranzo, qualche amico, però tranquillo, sulla mia sedia a dondolo, io non amo la televisione, i miei fumetti, e posso leggere per anni, avrò tutte queste letture da recuperare senza dover neanche andare a fare acquisti. Questo c'è anche il segnalibro qua dentro. Molto bello, il mondo proibito, vedete? Io come al solito faccio due chiacchiere con voi, niente di che. Non so se queste due chiacchiere possono essere gradite o meno, però il mio canale è questo. Se volete qualcosa di più professionale, di più serio, ve lo dico seriamente, seguite gli altri canali, tipo il canale del mio amico Manuel Spalli, insomma, 8 bit, che voi tutti conoscete.
ha mandato un messaggio dicendo che qualcuno gli ha scritto chiedendo di me, insomma, ragazzi, cioè, ognuno, anch'io ho la mia vita, insomma, non è che sto sempre, posso stare sempre. La mia professione non è quella dello YouTube, ne faccio altro, già ancora devo lavorare, poi c'è anche la mia vita privata, quindi cioè, ragazzi, dovete pure capire. E qui vi mostro un po' di roba. E qui, come vedete, le grandi storie della fantascienza. Quindi, io avevo detto Strange Tales, è vero, ma ci sono anche storie tratte da Tales of Suspense, eccolo qua. Vedete? È un Tales of Suspense, Strange Tales e quell'altro, Tales to Eston, c'erano di queste serie contenitore che uscivano mensilmente negli Stati Uniti con storie, diciamo, di questo genere, miste. All'interno di queste storie contenitore, di questi altri contenitori, poi uscirono anche storie dei vari supereroi come Iron Man, come la Torcia Umana, insomma, varie storie, Ant-Man, cioè, ne uscirono che poi poi una volta che avevano successo, avevano ottenuto loro serie regolari. Ma voi qua leggevate solo Zagor e Texas Stranger, ragazzi, va bene, ci sta, però, un pochettino, un po', non dico tanto, un pochettino. Beh, adesso tocca a due volumi abbastanza corposi, siamo di fronte agli ennesimi omnibus, anche questo è un unboxing in diretta. Abbiamo qui. E ce ne vuole tempo. Tempo e pazienza, tempo e pazienza, tempo e pazienza. Ecco qua. E qui abbiamo questo volume dedicato a uno dei personaggi più, diciamo, controversi, più intriganti, più belli, oserei dire, della Marvel, cioè Daredevil, che in Italia uscì col nome L'incredibile Daredevil. Questo volume è dedicato a Daredevil, cioè all'americana, diciamo, col titolo. Abbiamo a che fare con storie di Frank Miller, storie e disegni di Frank Miller, David Mazzucchelli, Bill Sienkiewicz e John Romita Junior. E questo volume che, diciamo, presenta questa cover, questa bellissima cover. Qua abbiamo dietro tutti gli albi che sono contenuti all'interno. In questo volume ci sono delle storie tratte da varie serie, non è una serie particolare. Per esempio, si parte subito con una storia in cui abbiamo anche come protagonista, cioè non solo come protagonista, una storia praticamente, che si trova all'interno di Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, esattamente il numero 27. Ecco qua. Abbiamo i disegni Frank Miller con le chine di Frank Springer, ed è un Frank Miller diverso da quello che poi vedremo, diciamo, quando disegnava lui e basta, insomma, un po' diverso. Qui è un po' più, si adegua un po' più diciamo, allo stile Marvel classico. Eccolo qua, vedete qui, perché abbiamo a che fare con la storia di Spider-Man, che se la vede con Daredevil, cieco guida cieco, bellissime queste tavole, insomma. Poi qui e altre storie, e praticamente abbiamo a che fare con storie di questo tipo. Qui c'è un'altra, sempre tratta da Peter Parker, lo spettacolo Spider-Man, e sempre no, abbiamo a che fare con David, con l'incredibile David, eccolo qua, in tutto il suo splendore. E qui andiamo avanti con tutte queste storie, diciamo, particolari, in cui si rivive praticamente la giovinezza di David, un po' tratta da varie storie, insomma, e riunite in un unico volume. Molto, molto bella questa iniziativa. Daredevil, The Man Without Fear, lì era l'incredibile David, l'uomo senza paura. Quindi. Io amavo i fumetti Marvel. Parlo quelli dell'Editore del Corno del secolo scorso, poi dopo sì, anche la Star Comics seguì, poi dopo ho mollato. Poi andando più avanti, veniamo proprio, vedete, con
questa copertina di Davide Mazzucchelli, per il quale io non impazzivo, ve lo dico subito, però le storie di Frank Miller sono abbastanza intriganti e molto belle. Frank Miller e David Mazzucchelli, quest'altra storia, qui vedete il povero Matt con le sue suore, perché sapete che la madre è una suora, vabbè, comunque non siamo qui, abbiamo Kingpin, immortalato Klaus Jackson, no, da David Mazzucchelli, scusate, non so se chi ne sono di Klaus Jackson, un altro diciamo, artista che non mi faceva impazzire. No, Davide Mazzucchelli e basta, mi sono sbagliato. Ora successivamente ci sarebbe stato anche questo Klaus Jackson, che a me non piaceva tanto. Comunque, vabbè, sempre grande disegnatore. Comunque qui siamo già lontani dallo stile Marvel classico, molto lontani. Comunque ragazzi, se vi può interessare anche questo volume, io ve lo consiglio, David, Apocalisse, Frank Miller, David Mazzucchelli, Bill Sienkiewicz e John Romita Junior. John Romita Junior, che potete vedere qui, guardate, vi mostro qualche tavolo di John Romita Junior, da poco è morto il padre, uno dei miei idoli fumettistici, purtroppo la vita. Se ne vanno sempre migliori, vabbè. Qui abbiamo all'ultimo omnibus. Qui è un qualcosa, una chicca, una vera chicca, ragazzi, perché qui abbiamo unboxing anche questo. Qui abbiamo un omnibus di 840 pagine, un capolavoro dei comics in edizione definitiva, perché abbiamo a che fare con tutto il ciclo completo di Frank Miller. Per quanto riguarda stavolta in italiano, Devil, l'uomo senza paura. Eccolo qua. Guardate qua che spettacolo, ragazzi. Guardate qua che spettacolo. Questo è più che è gioia per i nostri occhi. Queste storie di Miller sono gioia. Sono gioia. Cioè sono le storie che sono belle. Qui si parte dal numero 158 di Daredevil, Without Fear. Qui vedete subito, qui abbiamo a che fare con chi abbiamo a che fare, a parte Frank Miller, chi sono? Intanto un grande, lo sconosciuto Roger McKenzie, gli stravaganti Klaus Jameson, di cui avevo prima, Joel Rosen, Alessandro Benedetti, e l'amabile Al Milgrom, che non mi piaceva tanto. E comunque, ecco qua. Vedete, questa è la prima storia in cui comincia il ciclo di Miller. Famoso ciclo di Frank Miller per quanto riguarda l'incredibile David, l'uomo senza paura, mitico uomo senza paura, Matt Murdock, questo personaggio, diciamo che, diciamo, per quanto riguarda il mondo Marvel, sarebbe una specie di Batman, cioè, non c'entra, però perché David ha comunque dei superpoteri, è cieco, ma ha tutti gli altri sensi potenziali. Batman non ha superpoteri, però il fatto che si deve andare sempre di notte, cioè, è una specie di cavaliere oscuro della Marvel, questo incredibile Dave, insomma, un pochettino. Poi abbiamo questo maledetto Bullseye, che è praticamente occhio di bue, alla fine praticamente. C'è un tizio che praticamente riusciva a trasformare in arma qualsiasi cosa, anche una graffetta da disegno, quello diventava un'arma micidiale. Insomma, un poco aveva questa grande capacità. Ecco qua. Ovviamente incontreremo anche la bella Elektra, come avete potuto vedere anche nella sovraccoperta, ecco qua. Perché anche questa è una sovraccoperta, attenzione, poi ben fatto come tutti gli omnibus dentro, vedete? C'è tutta la fattura di questi omnibus è veramente eccezionale. Daredevil, The Hand, la fine, questo è tutto un ciclo da leggere tutto ad un fiato, tutto il ciclo di Frank Miller, dall'inizio alla fine, e lo farò di nuovo, perché vabbè, l'ho letto a suo tempo, però un po' per volta, non è la stessa cosa, anni, 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 cioè, invece adesso ho la possibilità di rileggere tutti insieme,
in questo meraviglioso volume spettacolare. Qui vedete, ci sono tutte le copertine. E mettiamo qui anche tutto il ciclo di Frank Miller, David, l'uomo senza paura. Vorrei concludere questo video, se mi è consentito, con una piccola chicca. Al mercatino, io sapete che sono fissato con le pubblicazioni del secolo scorso, non sto parlando di un fumetto vero e proprio, ma un qualcosa che mi ha preso. Questo Alberto che ho trovato da Morris, che me l'ha pure regalato, non ha voluto niente. Selezione dei ragazzi di recente, 1 ottobre del 59, numero 1, 15 nale, Fratelli Fabbri editore. Ecco qua. Ah, ragazzi, guardate qua. Guardate com'era bello una volta, com'erano belle le pubblicazioni del tempo, c'erano tutti i disegni, anche per gli scolari sto parlando. La sprint speciale, guardate qua. Un punto scuro nel passato del nonno, ecco qua, c'erano pure queste storie brevi, no, io non saprei cosa dire. Il resto, la leggenda delle stelle alpine, guardate, con le illustrazioni meravigliose, dipinte a colori. Adesso nei libri scolastici ci sono le fotografie, io le detesto. E qui abbiamo pure qualche fumetto come Alla scoperta della Terra, primo episodio, può darsi che piaccia, ecco qua. Divertente, era per i ragazzi di allora, che non avevano il cellulare, la pace. Ragazzi, io nel 59 avevo 2 anni, ancora non seguo, però anche su qualche anno dopo ancora si andava avanti in questa maniera. Io avevo Socrate, cattivo affarista. Cioè, 100 lire, ma era pieno di roba. Guardate qua, le facce degli indiani si possono leggere. Ecco qua. Sotto il wigwam, giustizia nella legge. Questa storia che può interessare a noi amanti del West, eccola qua, bellissimo, 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 spettacolare, spettacolare. Non potevo non prenderlo, me lo ha regalato, però era buttato lì fra i cassoni. Questo libricino del 1959, tra l'altro ancora per essere del 59 in perfette condizioni, in perfette condizioni, la città dell'automobile di Torino, vedete? No, ragazzi, che tengo, cosa vi posso dire? Il cronometro di Dio, ecco, vedete tutte queste storie all'interno, cioè veramente spettacolari. Non so che dire. I nuovi acquisti degli squadroni, il centro mediano Cervato, guarda, no, non ho parole. Cervato. Chi segue il calcio magari si ricorda di questo Cervato. Oppure no, perché magari non era neanche andato. Sono ragazzi, poi in quarta copertina c'è l'indice, eccolo qua, molto bello. A questo punto, cari amiche e cari amici, non posso fare altro che salutarvi dopo avervi tediato per quasi un'ora, per circa un'ora. Non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurando nel contempo un buon proseguimento di sabato 7 ottobre 2023 e dando l'appuntamento esclusivamente a voi piacendo per il mio prossimo video. E come sempre, è che la forza sia con voi, perché? Perché la forza esiste, ragazzi. Alla prossima. A proposito, ciao Federica, un po' che non ti saluto. Ciao.